La scommessa di Eracle nasce nel 2014 con questo centro sportivo a San Fermo della Battaglia, con l'intento, con l'idea chiaramente di promuovere l'attività sportiva in generale, diciamo dai più piccoli, quindi qui si possono fare attività dal neonatale o comunque con la mamma che è incinta e quindi direttamente in piscina, fino ad arrivare al meno giovane, a me piace chiamarli così, insomma ci sono persone che vengono e hanno più di 70 anni che fanno attività fisica, quindi l'intento e il progetto generale di Eracle Sport Center era quello di creare una struttura sportiva dove si poteva fare qualsiasi tipo di sport per tutte le età, quindi questo era il nostro obiettivo principale. Credo che in generale ce l'abbiamo fatta perché vediamo comunque tantissime persone che vengono e fanno attività sportiva, quindi devo dire che siamo molto contenti di questo. I valori di Eracle Sport Center sono innanzitutto, come prima cosa, la passione per lo sport in generale, che sia calcio, che sia tennis, che sia pallavolo, che sia basket, insomma qualsiasi tipo di sport. A me lo sport, in particolare il calcio, ha dato tanto e quindi volevo dare indietro quello che lo sport mi aveva regalato, mi aveva dato. Col liceo sportivo Casnati è da diversi anni che collaboriamo insieme, quindi vedere tantissimi giovani che vengono a fare attività sui nostri campi, nella nostra struttura, credo che sia una cosa bellissima, stupenda, perché insieme ai nostri istruttori, tutti laureati in scienze motorie, comunque diamo la possibilità di fare un bellissimo percorso sportivo e insegnare quei valori che solo lo sport può dare, quindi dalla passione al sacrificio, al lavoro, al rispetto delle regole, allo stare insieme, a socializzare, insomma tutto quello che lo sport può dare e che non solo i giovani, ma anche i meno giovani possono comunque usufruire. I progetti futuri di Eracle Sport Center, oltre a questa struttura che si trova a San Fermo della Battaglia, in più c'è il progetto di Casnate Combernate, quindi abbiamo preso in gestione comunale un altro centro sportivo dove si faranno più attività outdoor, quindi attività di calcio, attività di tennis, di paddle, uno spazio esterno molto più ampio rispetto a quello di San Fermo della Battaglia, quindi c'è un'attività differente rispetto a quella che offriamo qui a San Fermo. Qui a San Fermo facciamo dal fitness ai corsi di gruppo, alla piscina, al paddle, al tennis, di là siamo più focalizzati sulla parte diciamo di calcio, sempre di tennis e di paddle e anche di una parte outdoor per quanto riguarda un percorso vita che stiamo ultimando di circa 21 stazioni, quindi ci sarà la possibilità di fare anche attività all'aria aperta. Quindi questo è il progetto generale, c'è un altro progetto sulla zona di Bresso, quindi vicino a Milano, ma questo poi sarà un'altra cosa.